Ciao a tutti, realizzeremo oggi un piatto molto famoso della tradizione culinaria ligure, che è il capon magro. Il capon magro è un piatto di una certa complessità di esecuzione, eppure è nato come piatto umile. Le origini risalgono ai tempi della Repubblica Genovese, quando a bordo delle galee i pasti dovevano essere semplici e costituiti con ingredienti di lunga conservazione. Si preparava il cosiddetto capon de galera, che non era altro che una galletta che veniva ammorbidita con acqua e aceto e condita con del pesce tenuto conservato sotto sale, potevano essere acciughe, tonno, musciame, e delle verdure anch'esse conservate in agro, il tutto condito con dell'olio di oliva. Questo piatto si diffuse sulle tavole dei litorali liguri, arricchendosi di verdura fresca, uova, pesce, spesso gli avanzi dei giorni precedenti, e successivamente approdò nelle cucine più ricche dei nobili, e qui si arricchì di ulteriori ingredienti costosi, quali molluschi, crostacei, gamberi, aragoste, astici, mantenendo comunque sempre un'impronta di piatto di magro, cioè di un piatto che poteva essere comunque consumato in periodi quaresimali. Vi chiederete perché si chiama capon magro. Di tutte le spiegazioni che ho trovato, la più plausibile, secondo me, è quella che la galletta in Francia veniva chiamata chapon e i marinai liguri la condivano, dopo averla trattata, come abbiamo detto, con degli ingredienti di magro. Per quanto riguarda le verdure, si devono utilizzare prodotti stagionali della nostra terra ligure. Il pesce deve essere del Mediterraneo e proveniente da pesca sostenibile, cioè una pesca soggetta a delle normative che proteggono il mare dal depauperamento ittico. Comunque, orata, nasello, branzino, ombrina vanno benissimo, purché siano dei pesci di carne bianca. Non dimentichiamo però alla fine per guarnire gamberi, scampi e muscoli. Uno degli ingredienti principali di questa ricetta è la salsa verde. La salsa verde si fa con i seguenti ingredienti: con il prezzemolo abbondante, oserei dire, pinoli tritati, tuorlo d'uovo sodo, aglio, acciughe, deliscate, sciacquate e asciugate, olive taggiasche e capperi, poi mollica di pane bagnata in acqua e aceto. Le principali verdure che si utilizzano nel capon magro sono le seguenti: patate, carote, cavolfiore, rapa rossa, carciofi, sedano, fagiolini e radici amare. Due piccole precisazioni. Uno che riguarda le radici. Nella ricetta ligure originale è presente la scorzo nera. Si può utilizzare invece anche, in mancanza della scorzo nera, questa radice, la radice di soncino. Vi dirò che in questo caso io preferisco utilizzare questa perché è un pochettino più amara e contrasta con il dolce della barbabietola. La galletta è molto più idrorepellente, viene cotta in maniera tale che quasi quasi si impermeabilizzi, per questo che può essere conservata anche nell'umidità sulle navi senza che perda la sua croccantezza, la sua fragranza. Il biscotto invece è un pane che ha una prima cottura, che viene tagliato a fette e che poi viene ricotto, ecco perché biscotto. Entrambi direi sono validi, nella ricetta originale è presente la galletta, però va benissimo anche questo. Un'ultima precisazione prima di iniziare la preparazione del piatto: utilizzare sempre e soltanto, se per la salsa verde ci vuole tanto, che per il resto del piatto, quindi per condire le verdure e il pesce, dell'olio extravergine di oliva ligure e dei limoni non trattati.
flamenco.com. Flamenco.com. E questo è il risultato finale. Buon appetito!